got a little bit trashed last night. I got a little bit wasted. I got a little bit mashed last night. I got a little shit-faced. Sì, avevamo molto necessità di vincere questa partita perché già venivamo da due sconfitte consecutive. Avevamo bisogno di fare punti in questa partita. Ci siamo riusciti e siamo molto contenti. E i tuoi gol, cominciamo dal secondo, è stata tutta un'azione personale, ce lo descrivi? Sì, è stato un bel gol, è stato più bello rispetto alla partita, a due partite fa, perché questa squadra era meglio messa in campo. È stato sempre una soddisfazioni belle, va. È stato un derby, una partita abbastanza combattuta. Sì, i miei compagni mi hanno detto che all'andata ci tenevano tanto di vincere a ritorno e ci siamo riusciti. Yuri Consoli, capitano dello Sporting Battiati, ottima fase difensiva direi domenica. Sì, la difesa ha giocato bene. Siamo molto contenti di questa vittoria perché ne avevamo bisogno, come ha detto Ezio, e ora vediamo la prossima come va. Adesso tentate di confermarvi al quinto posto perché sicuramente lo meritate. Sì, cerchiamo di arrivare ai playoff, speriamo di arrivarci. Tu hai tentato una prodezza, hai tentato un tiro a sorpresa, il pallone ha sfiorato il palo, sarebbe stato un gran bel gol nel secondo tempo. Sì, io ho provato a tirare però non è entrata. Salvo Albergo, una prodezza che ha sbloccato la partita. Sì, ho fatto un gol, ho sbloccato la partita e... Descriviamo il gol allora. C'è stato un calcio d'angolo di buon accorso, il pallone è stato respinto dalla difesa e poi? Ho tirato e ho segnato. Messa alta dove il portiere non arrivava. Questo Sporting Battiati dove vuole arrivare a questo punto, dove avrebbe battuto la Genesse in questo derby? Tra i primi tre. Ci sperate ancora anche se i punti sono tanti? Sì. Mattia Di Carlo, anche il centrocampo ha fatto la sua parte nella vittoria di domenica. Sì, abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo fatto passaggi molto belli che abbiamo mandato a Ezio a fare gol. E cosa vi è mancato nelle altre partite per non poter spiccare il volo, soprattutto quelle fuori casa? Cioè, non abbiamo fatto una buona partita. E poi anche passaggi, non abbiamo fatto molti passaggi belli. Allora, la prossima siete con la Junior Catania, una squadra emergente, anche questo è un derby perché giocherete qua vicino a Gravina. Sì, Junior Catania, puntiamo noi alla vittoria, sperando al nostro obiettivo che si realizza. Rapporto con Mister Gullotto? No, un rapporto molto bene, un mister molto bravo.